19 giugno 2022, da un po' che avevo nutrie schiacciate, quindi avevo pensato che fossero impegnate nell'allevamento della prole, per cui stessero lontano dalle strade. E invece, ecco qua un altro esemplare, vicino a un corso d'acqua. Per l'ennesima volta si tratta di una strada dove passano poche macchine. Siamo tra Flambruzzo e Aris, non c'è un intenso traffico come fosse una statale, eppure di notte probabilmente succede questo. Un esemplare adulto. È lo stesso giorno, sempre il 19 giugno, è la strada che va da a Fraforeano e stavolta si tratta di un gatto. Un gatto. Visto l'esperienza negativa che ho avuto recentemente, quando ho usato un gatto morto come esca, questo non credo proprio che lo userò. Se ne andava in giro, in strade extraurbane, e i gatti fanno spesso questa fine. Quindi lo sposto sull'erba e marcirà. E devo spostarmi anch'io perché arriva una corriera. Ecco la corriera. Lo metto qua sulla riva di questo ruscello. Ecco qua. Luglio 2022, in questa serie di animali investiti non poteva mancare l'animale classico, la vittima classica di questo genere di incidenti. Si tratta di un riccio. Noi sapevamo che in primavera e in autunno vengono investiti, perché in primavera sono ancora un po' torbidi essendo appena usciti dal letargo. E in autunno girano perché devono mettere su grasso cercando cibo in vista dell'inverno. Eccolo qua, un riccetto investito. Già ci sono i mosconi verdi, stanno deponendo le uova. Oggi è il 23 luglio. E questa civetta l'avevo vista già ieri passando in macchina, l'ho riconosciuta dalle ali. È un esemplare giovane, già ce ne sono poche di civette e fanno anche questa fine. Sì, stanno uscendo i liquidi della putrefazione. Un esemplare giovane si vede, una povera civettina, investita in Friuli, sulla strada che va da Sterpo a Bertiolo.
27 luglio, nei primi 6 mesi di quest'anno non ho trovato mai ricci schiacciati, adesso nel giro di un paio di giorni questo è il secondo che trovo. Non ho idea di cosa possa essere, adesso vediamo. Ecco, prima volta che mi capita, un immaturo di gabbiano reale. Eh sì. Un gabbiano reale che ha meno di 3 anni. Siamo tra Romance di Varmo e Sterpo. Sì, oggi è il 6 agosto 2022. Incredibile, aveva appena preso un pesce, una trota, in uno degli allevamenti di trote che sono qua nei dintorni. È stato investito che si stava portando via una trota.